pomeriggio a tutti e benvenuti in questa nuova diretta. Cosa facciamo oggi, Ale? Oggi siamo in macchina e siamo alla memorizzazione di 109 numeri primi. Infatti ho imparato a memoria per l'appunto i primi 109 numeri primi, compresi tra 1 e 600. Allora, spiegheremo un po' come abbiamo fatto, diciamo quali sono le tecniche. Ricordiamo che noi utilizziamo un metodo scientifico, quindi niente di inventato, niente di trucchetti, ma un metodo con cui ci divertiamo mentre siamo magari in macchina o facciamo delle passeggiate per sfruttare il tempo a memorizzare. Allora, ci sono regole diverse. Ieri Alessandro ha fatto una diretta sul suo canale Instagram, mi raccomando, andate a vederlo, sulla memorizzazione dei 118 elementi della tavola periodica di Mendeleev, che richiedono una certa tecnica. Quella dei numeri è un pochino più complicata, vi spiego un po' come funziona. In primo luogo abbiamo diviso i numeri primi fra quelli, diciamo, sotto il centinaio, quindi fino al 101 escluso, che abbiamo memorizzato, meglio Ale ha memorizzato, con la memoria naturale, cioè semplicemente ricordandoli da esperienza propria, vero Ale? Senza Sì, tecniche particolari, sono perché imparati per esperienza propria attraverso l'utilizzo dei criteri di divisibilità, per esempio per 2, per 3, sì, per però 5. diciamo questo senza tecniche particolari. Poi dalla 101, che diventerebbe impossibile memorizzare con la memoria naturale, perché i primi numeri, i numeri primi fino al 100 sono 25, vero Sì, sono 25 e bene o male praticamente Ale? se Si giriamo tutti i riesce numeri a pari o i numeri raggiungere che terminano in 2, 0. 3, 5, 7, insomma, molti li conosciamo. Poi dal 100 in poi abbiamo utilizzato le tecniche del castello della memoria e poi tecniche di trasformazione dei numeri in oggetti, creando una storia. Noi oggi Ale non vi mostrerà che li sa a memoria, ma vi racconteremo questa storia. Per chi di voi vuole poi seguire queste tecniche di memorizzazione, sono abbastanza diffuse. Allora, Ale, intanto te recitaci a memoria i numeri fino al 101 con la memoria naturale, vai! Ok, dunque, 2, 3, 4, 7, No, aspetta, 11, 2, 3, 4. 2, 3, 5, Sarebbero chiaro. 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97. E questi Bene. sono i numeri primi fino al 100. I primi Poi 25 numeri primi. oltre al centinaio ho creato una storia. Intanto vi racconto io, ovviamente la zolla, si inizia con una zolla che rappresenta il numero 101 che Perché va la su. zolla? Vi spiego. Perché quando si imparano i numeri oltre le centinaia, occorre distinguere il numero che rappresenta il centinaio, in questo caso l'1, 101, che ci dà il colore. Ora a noi non interessa perché sappiamo che stiamo memorizzando i numeri della prima centinaia, però il colore in questo caso è il lilla, il numero 1 è il colore lilla. Al centinaio, ovviamente. 01, 101, 101, 01 invece, se ogni numero corrisponde a una lettera. Quindi la lettera che corrisponde al numero 0 è la La lettera che poi corrisponde al numero 0 è la Z. Z, la lettera che corrisponde al numero 1 è la L. L. Quindi dobbiamo pensare a un oggetto, un qualcosa che abbia le parole ZL intervallate dalle vocali. Le vocali le possiamo scegliere come vogliamo. Quindi nel nostro caso abbiamo scelto la zolla, quindi ZL zolla. Quindi noi trasformiamo un numero in un oggetto per poi ritrasformarlo in un numero, vero Sì, ovviamente. Ale? Allora, 101 è la zolla. Poi qual è il Poi il secondo numero? secondo numero è 103, che rappresenta lo Zoom, quindi la piattaforma Zoom, per esempio. ZM, perché il numero 3 è la M, lo 0 è sempre la Z, quindi un zoom lilla. Quindi noi ci immaginiamo una zolla che a un certo punto o appare nel programma Zoom, oppure quello per fare le videochiamate o le chat, oppure con uno zoom della fotocamera voi andate a immaginarmi di visualizzare questa zolla, Sì. ok? Quindi la zolla visualizzata da questo zoom. Poi prossimo numero. 107 che rappresenta la Z, quindi vuol dire che in zoom ci sarà una Z, una Perché lettera Z. ZD 107 ZD e noi
la associamo alla parola Z, cioè proprio alla lettera Z. Quindi questo zoom visualizza la zolla che si trasforma in una grande Z. Quindi io mi immagino un televisore di questo zoom con una Z. Vai Ale, poi? 109, 109. Che rappresenta la zappa, la zappa, zappa, l'attrezzo che serve per scavare, e lo sa chi è inedito ai lavori contadini. Come Babbo? Sì, per esempio. Allora, la Z che ha una forma tipica, simile alla zappa, noi ce la immaginiamo che fa questo movimento, che zappa la terra. Vai! Quindi, poi abbiamo 113 che è una lama, perché uno sta per L e tre sta per M. E proprio immaginiamo la lama della zappa. Quindi questa zappa che zappa, noi immaginiamo di guardare proprio la lama della zappa. Allora ripetiamo la sequenza fino a questo momento. Quindi abbiamo la zolla. Abbiamo la zolla che va su zoom, in cui appare una Z che fa un gesto di zappare la terra, e poi che la qui lama, e poi vediamo 127 nato. Perché 2N e 7T che abbiamo associato a neonato, una lama che taglia il neonato, perché ogni immagine deve essere correlata alla precedente. Ora vi può sembrare un po' brutto immaginarvi una lama che taglia un neonato, però nelle tecniche di mobilizzazione occorre immaginarsi delle scene molto forti, perché queste si diventano impresse nella memoria in maniera più forte. Quindi immagini del neonato squartato da una lama o immagini di altro genere sono quelle suggerite. Intanto ringraziamo chi ci sta seguendo, ringraziamo chi sta mettendo il pollicione del like. Mi raccomando ovviamente di farlo e di iscrivervi al canale. E se volete chiedete pure chiarimenti nei commenti su queste tecniche. Adesso Ale, abbiamo un po' spiegato un pochino della storia. Adesso te dal 101 al tutti i numeri primi fino al 500 prova a ripeterceli a memoria. D'accordo. Ale nella sua testa farà questa cosa qui. Ha la sua scena, quindi la zolla nello zoom eccetera eccetera, che ritrasforma in numeri. Voi seguite pure, andate su Google, scrivete numeri primi o i 100 numeri primi, 1000 numeri primi, quello che volete, e controllate se le indovina. L'abbiamo fatto ora per strada, quindi magari qualcuno lo salterà, non c'è, oppure si ferma, non vi preoccupate. Ale, andiamo con la zolla e lo zoom. 101 101 103 107 109 113, 127, 131, 137, 139, 149, 157, 163, 167, 173, 179, 181, 191, 193, 197, 199. 199 che immagini hai in testa? Ho un'immagine di una pipa, okay. Perché P e P significano 9, di colore lilla ovviamente. Poi si passa a un'altra storia, poiché le centinaia sono cambiate. Ora siamo a 2, che rappresenta il colore nero, quindi la N, però è assolutamente irrilevante ai termini del cambiamento della storia, perché in quanto cambia una storia, cambia il centinaio. Quindi so che siamo nelle 200, nelle 200 va benissimo. Quando è finita la storia. 211, 223, 227, 230, 239, 241, 240, no, 257, ah, 251, 257, 257 nella storia? 257 dicevo nella storia è una fata. Una fata. 263, 269, 271, 277, 281, 283,
293. Poi si passa a un altro centinaio. 293 che cos'è? 293 abbiamo detto essere 93, quindi una piuma? Piuma. Una piuma. Poi 301, quindi nuovamente una zo. 307, quindi una z. 311, 317, 321, 320. No, 321 non può essere. Quello prima di 321 che cos'era? 317, poi prima c'è 317, quindi è un no, 331. 21 non può essere. 321 è divisibile per 3. 331, 337, sì. 339, 300, 339 no, ti fermo. No, 300, ah no, perché nuovamente c'è il criterio di divisibilità per 3. Dimmi la scena, dimmi l'oggetto che sto visualizzando. E qui ovviamente l'oggetto che sto visualizzando è una moto. La moto, ricordiamoci dove andava, sì. Cosa faceva la moto? Sì, 300. Ti ricordi nella storia, sì, cosa faceva la moto? Sì, sì. Ora mi devo fare 300. Andiamo a ricontrollare. No. Nessun problema. Tanto siamo fermi in autostrada, noi andiamo, sì, piano, sì, piano, non abbiamo fretta. Fatto. Vai, guarda nei numeri. Ok, qui abbiamo la nostra sequenza. La sequenza di numeri primi. Elenco 100 numeri primi. Allora, intanto io ne approfitto per spiegare come funziona. Quando si fanno queste tecniche normalmente si imparano 10-15 numeri, ci si ripete quella sequenza. E poi alla fine si fa il recall, diciamo, ci si ripetono continuamente. Ora, fra i disturbi della macchina, fra. Sì, sì. 347. Che cos'è? 347 è rutto. Quindi, okay, immaginate una moto con un conducente. Ah, già, che fa un enorme rutto e gli esce? Un enorme rutto e gli esce un 349 che è una rapa. Una rapa. Poi che va a colpire? 353 che va a colpire un fiume. 359 in cui si trova ovviamente uno che gioca a pallavolo, perché FP vuol dire Federazione Pallavolisti. 367, sì. 373, sì. 379, sì. 383, 389, 397. 397, che cos'è questa immagine ultima? Patate. Poi e finisce il terzo centinaio. Allora, segnaliamo dove ti stai ricordando te le iniziali di queste sequenze, perché noi abbiamo iniziato con il 2, poi la prima sequenza abbiamo detto che era una zolla. Dove te la sei immaginata? La zolla avevamo detto. No, no, dico nel castello della memoria, perché quando si memorizzano varie sequenze occorre poi ricordarsi dove, come inizia la sequenza. Quindi la prima sequenza delle centinaia inizia con la zolla, poi la seconda? La prima sequenza inizia con la zolla, poi la seconda abbiamo detto inizia con la lola, poi la terza inizia con la z e la quarta inizierà con zolla. Zolla, e la quinta? E la quinta con zoom. Con lo zoom, quindi vedremo poi nel dettaglio. Normalmente iniziano con una lettera con la Z, perché iniziano con, sì, lo zero iniziale. Vai Ale! Tranne ovviamente il 2 che inizia con L. Sì, vai! Poi, quanto centinaio? 401, 409, 419, 421, 431, 433, 439, 443, 449, 457, 461, 463, 467, 478, 480,
77 491 499. E quindi siamo qui al quarto centinaio. 99 cos'era? Centinaio. 99 è la pipa. Nuovamente la pipa. Vai. 500. Poi, intanto dice lama, non abbiamo considerato la Z dello zero. Lama è composto da L e M, quindi 13. 1-3. E come mai ci dicevi la Z dello zero? Forse perché nella intendeva quella due cifre, 0-13. Ah, ok. Viene da pensare. Ok. Ah, ok, grazie. Ok, dunque andiamo all'ultimo centinaio che è composto da di 14 numeri primi. Ora siamo arrivati a 95. 500 dove sei? Dimmi della sì, storia. Sì, sono arrivato al rutto nuovamente. Poi c'è 500 50. Siamo già oltre la centinaio e quindi questi li ha imparati in più Ale sì. Solo per sfizio. Guarda lì Ale, sì, guarda sì. Sul internet, nessun problema, a noi ci serve non per dimostrare, no? Non è questione di genialità, ma di esercizio, vai! Cos'era? 557, nuovamente la foto, ho fatta, sì. 563, 569, 571, 577, 587, 593, 599. Siamo arrivati a 109. 109 numeri primi, fra l'altro il numero 109. Il numero 109, tra l'altro, è un numero primo. Volta. Oltretutto, precedentemente ho imparato 118 elementi, sommati al 109 fanno 227. Che a sua volta è un numero primo, questa è una mera casualità numerica. Allora, intanto voi scrivete nei commenti se vi può essere utile, se avete riferimenti su queste tecniche, ci sono vari diciamo, istruzioni che trovate anche su YouTube di autori che, vi dicevo, non è un giochino, è un metodo scientifico che può essere utile, non è il metodo di studio, Ale non studia in questo modo, si studia le cose per bene, però quando hai degli elenchi, dei numeri, delle sequenze che può essere di memorizzare la tavola di Mendeleev, 118 elementi chimici che compongono, diciamo, gli elementi conosciuti dall'uomo, e adesso che siamo bloccati in A1 provo io a ripeterla. Ok, io quasi ripeto va bene, io ripeto gli elementi, poi se volete vi ripeto anche la storiellina che sta dietro gli elementi. Se prendete su internet tavola di Mendeleev con due V, provate a seguire la sequenza. Allora, mi vedrete chiudere gli occhi mentre guido perché siamo fermi in autostrada, siamo bloccati. Allora, H. Ah, te mi devi aiutare Ale, lo sai sì, che sì. Non ho ripetuta, non ho fatto il recall, quindi in alcuni punti non riesco a ricordarla. H. H-E. Sì. L-I. Sì. B-E. Sì. B. C, sì. N, sì. O, non serve che tu dici sì. Di C, N, O. Aspetta che mi sono già bloccato, mi sono distratto. Lasciami.
F N E N A M G. La sto leggendo orizzontale, per cui se la state seguendo stiamo leggendo gli elementi in orizzontale. Ha detto M G A L S I P S C L A R K quando, ecco, qui vi dico un'altra cosa, quando nella sequenza la memorite male all'inizio, anche a ripetere diventa un po' più difficile. Questo però adesso me lo ricordo perché è non è scivolati, ma è, non è inciampati, ma è cosa fanno Clara e K? Sono cascati. Quindi C A S C T sono cascati, C A S C T a questo punto sono cascati V C R M N M N F C O N I CU, non vi dico cos'è il CU, ZN, la zanzara, dove va la zanzara? Ecco, qui c'ho il blocco, Ale, aiutami. Dove va la zanzara? Va su un arca, sempre lì, GA, IR, KR, RB, SR, Y, ZR, NB MO a Modena nella piazza c'è un lupo. No, non è qui il lupo. A Modena MO aiutami. Dopo MO c'è un attrezzo che indossa qualcuno. L'attrezzo che indossa qualcuno. No, mi devi aiutare. Dimmelo. Cos'è un T? No, aiutami. Tar. Ah, era semplice. A Modena TC 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 RU RH PD AG 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 ad Agrigento, nella piazza di Agrigento c'è un CD, un enorme CD, CD IN SN SB TE I XE si passa in basso CSBA. Adesso andiamo nei lantanidi LA CE, dovete andare sotto, qui c'è la sequenza che va dal numero atomico, va dal numero mi sembra 54 al 71, dal 54 al 71, quindi la vedete sotto, LA CE PRND, vero? Hai detto sì. PRND, PM, PM, SM, EU, EU, poi faccio quell'espressione, però non mi viene in mente. Togo, non è GD, GD, allora GD, 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 allora a questo punto mi faccio male alla tibia, TB, TY, ER TM. Te correggi me quando sbaglio. Di Y, poi cosa c'era dopo di Y? Di Y TM. No. No, ER. No, ancora prima. Di Y
Dylan si è fatto sì, male. Sì, di Y, ma poi cosa c'è? Cosa dice Dylan? Ah, di Y, H-O, scusatemi, perché c'è Dylan che si è fatto male, fa oh! E arriva il pronto soccorso ER con il TomTom, TM, andiamo a TomTom, lo portiamo a Pistoia? No. No, aspettate. No. YB, perché il video registriamo tutto su YouTube. E poi PT. No. LU, scusate, è a Lucca. LU. A Lucca, LU, c'è HF. Adesso torniamo sulla riga, diciamo, della tavola di Mendeleev principale. HF, TA, W, RE, OS, IR, PT. In centro a Pistoia c'è un lupo, AU. Questo lupo cosa fa? Questo lupo AU. Veniva anche bene il collegamento. Ripetimelo a te, Ale. Cosa ordina questo lupo? Il lupo ordina la quantità. Un etto di prosciutto. HG. HG. TLPB. B. PO. RN. No, scusate, PO. AT. RN. Sul Reno c'era un gruppo di ragazzi, mi sembra, qualcosa del genere. RN, si torna di là. Cosa dicevano questi ragazzi? Ah, fra gruppo di ragazzi che dice fa FR, RA. E adesso andiamo sui lantanidi. Iactanidi, scusate. Iactanidi. Come? Iactanidi, dicevo. Iactanidi. Quindi AC, TH. Accidenti, tieni la pompa all'inglese, PAUMP. Poi qui non possiamo dire queste altre due parole, vero? Sì. Tieni la pompa e però la seconda è AM, la prima è TR, no, cos'era? Più AM, poi più AM, e poi c'è il terzo verbo di questa sequenza che era, anche qui aiutami Ale, dimmelo, A, GM, PK, compra la bicicletta, BK, CM, BK, compra la bicicletta, e siamo arrivati in fondo agli Actanidi? No, CM, BK, compra la bicicletta, e la bicicletta che fine fa? Ricorda proprio. Ti ricordi chi è un nostro familiare? E qui la... CF, ESFM, MD, NO, LR. E poi sono finiti gli attanidi. Finiti gli attanidi. Torniamo nella sequenza principale. RF, Raffaella Carrà. RF, cosa fa Raffaella Carrà? Abbiamo detto, in mano, ok. RF, DB, SC, BH, HS, nell'hotel Savoy c'è McFly? No. Anche chi c'è? Con quale mezzo? Orca, HS, MT? No. Con la moto? Ah sì, HS, MT. HS, MT, DS, RG,
CN. CN, 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 a Cuneo abbiamo detto che c'è un albergo. NH, NH, FL, no scusatemi, LMC, LV, TS o G. Ma insomma, con qualche aiuto, però sono riuscito a ricordare la tavola di Mendeleev. Avessi saputo queste tecniche 25 anni fa, magari mi sarebbero state utili per la scuola. E insomma, Ale, ci siamo divertiti, noi ringraziamo chi ci ha seguito, tutti quelli che ci hanno dato anche l'ok. Vi invito a mettere un mi piace se il video vi è piaciuto, non mi piace se un video non mi è piaciuto, e dunque vi invito ad iscrivervi ai canali di Simone e Alessandro Chiarelli e a seguire le mie pagine social Facebook e Instagram, rispettivamente Alessandro Chiarelli e Alessandro trattino basso Chiare trattino basso con la chiocciola prima. E quindi ci vediamo al prossimo video, che potrebbe essere anche fra pochi minuti. Ciao a tutti, arrivederci.